cavallo è un compagno generoso, è un compagno altruista, è un compagno collaborativo, e sono dei valori che nella società civile sono importantissimi. Quindi poter promuovere lo sport e quindi la sua filiera di valori e i valori che il nostro cavallo ci aiuta a profondere è un'occasione formidabile e ha tantissimo appeal presso le famiglie. Quindi i nostri numeri crescono, abbiamo 180.000 tesserati, di cui 110.000 bambini, di cui l'80% sono donne, perché un'altra grande dote del cavallo è che non fa distinzioni. Per il cavallo siamo tutti uguali, non ci stanno distinzioni di sesso, non ci stanno distinzioni di colore, non ci stanno distinzioni di genere. Per il cavallo è una dialettica indifferente rispetto a chi sei. Senta, parlando di cose specifiche, siamo reduci dai campionati del mondo di attacchi e completo ai pratoni del Vivaro. Ecco, un bilancio come organizzazione e poi un bilancio anche come risultati sportivi per i colori azzurri, com'è andata? Beh, è stato un impegno importantissimo riportare due campionati del mondo in Italia dopo il 98, sono passati 24 anni, è stato un impegno incredibile, è stato un impegno anche economico, e qui bisogna ringraziare soprattutto le istituzioni pubbliche, perché abbiamo avuto il Dipartimento dello Sport, abbiamo avuto la Regione Lazio e abbiamo avuto il Comune di Rocca di Papa, che ci sono stati tutti molto vicini, ci hanno pure sostenuto finanziariamente e quindi ci hanno consentito di affrontare un impegno economico molto importante. E per il resto la macchina organizzativa ha funzionato molto bene, lo staff bisogna fargli solo i complimenti, perché è stato due settimane di altissimo livello sportivo e organizzativo. Il presidente del CIO Thomas Bach, che è venuto appositamente a vedere la giornata del cross, perché nel mondo olimpico la disciplina del completo generava qualche perplessità sia sul rischio reputazionale dei cavalli, perché purtroppo degli incidenti possono capitare, e sia sul format poco spettacolare, poco televisivo. Devo dire che il presidente Thomas Bach invece ha apprezzato moltissimo la giornata del cross, che era quella più delicata, ha apprezzato l'organizzazione. Poi devo dire che il tempo bello, lo scenario dei pratoni hanno fatto il resto, quindi è andato via estremamente soddisfatto. Ecco, ma e gli azzurri come sono andati? Gli azzurri siamo andati purtroppo a un posto dalla qualifica, c'erano... Non siamo riusciti a prendere la qualifica olimpica, ora siamo abbastanza fiduciosi che questa qualifica olimpica arriverà nel corso del 2023 e purtroppo non l'abbiamo presa. Devo dire che ci sono stati un atleta molto importante, Susanna Bordone, che ha avuto un incidente gravissimo a luglio, quindi l'abbiamo recuperata ma non completamente, e ci è mancato il suo apporto. Purtroppo ha cercato di fare quello che poteva fare, ma il tempo di recupero è stato troppo breve. Negli attacchi soprattutto sono a quattro cavalli, noi abbiamo solo un equipaggio, quindi non potevamo presentare una squadra. Devo dire che gli attacchi sono uno sport estremamente impegnativo anche sotto un profilo economico, quindi non è facile avere un equipaggio, quattro equipaggi da quattro cavalli. Ecco, rimanendo ai colori azzurri, siamo abituati a vedere un po' delle situazioni altalenanti, no? Ci sono delle stagioni, delle annate in cui i cavalieri e le amazzoni azzurre vincono tutto, altre volte che un po' si finisce nel cono d'ombra. Ci spiega da cosa dipende, da cavalli, da binomi ben assemblati oppure no? Purtroppo dipende dai cavalli, perché il nostro è uno sport che si fa in due, si fa uomo e cavallo. Siamo un binomio e purtroppo i cavalli hanno anche un valore commerciale, questo valore commerciale li porta pure a essere compravenduti, quindi noi abbiamo dei cavalieri che sono formidabili, perché riescono sempre a stare sulla cresta dell'onda nonostante perdano i cavalli, nonostante in Italia non ci sia un allevamento così diffuso come in altri paesi, quindi seppure facciamo pochi numeri sono, devo dire, dei numeri di altissima qualità, però sono sempre pochi. E quindi i soggetti migliori spesso vengono chiesti e venduti a prezzi molto importanti, e nonostante questo i nostri atleti riescono a stare sul pezzo e a essere competitivi. Però è evidente che
in un mondo che sta sempre più intensificando gli appuntamenti, riuscire a stare sulla cresta dell'onda su tutti gli appuntamenti per noi è quasi impossibile. Però devo dire, nel 2022 i due traguardi che ci eravamo posti sono stati raggiunti, perché siamo tornati in prima divisione nella disciplina del salto ostacoli, abbiamo fatto un ottimo mondiale nella disciplina del salto ostacoli, c'è mancata la qualifica olimpica nella disciplina del salto ostacoli e nella disciplina del completo, l'abbiamo presa nella disciplina del para. Parlando di competizioni, di gare, dopo domani ci sarà la tappa italiana di Coppa del Mondo, senza voler avventurarsi in pronostici, ma lei sui cavalieri, le Amazzoni azzurre, insomma, ci può dire qualcosa? È fiducioso? Beh, noi ovviamente tifiamo azzurro, quindi i nostri, gli avversari sono fortissimi, abbiamo i primi posti nel ranking mondiale che sono presenti, quindi sarà una competizione al massimo livello. Beh, noi abbiamo in gran forma i nostri cavalieri, Lorenzo De Luca stamattina ha già vinto una gara, Pier Giorgio Bucci, ho visto ritornare pure Riccardo Pisani col suo Ciclo in gran forma, Emanuele Gaudiano è un grandissimo combattente, quindi insomma ci proviamo fino all'ultimo, non sarà facile. Poi per chi ama lo sport equestre, soprattutto il salto ostacoli, sa che c'è una componente fortuna notevole, perché essendo le barriere rotonde possono cascare molto facilmente, come rimanere su, quindi la fortuna deve pure aiutare. E aiuterà gli audaci, certamente, come dice il proverbio. A proposito di eventi, abbiamo parlato dei Pratoni del Vivaro, l'anno prossimo ci saranno gli europei a Milano, come vi state preparando? Beh, gli europei a Milano innanzitutto è un appuntamento imperdibile, perché è qualificante per le Olimpiadi di Parigi, assegna 3 posti a Parigi, quindi c'è molta competizione e soprattutto è un esperimento importante perché è una società a 4 soggetti, ci sta la proprietà dell'ippodromo che è Snaitec, ci sta un organizzatore eventi estremamente importante perché è quello che organizza il Giro d'Italia in bicicletta da 101 anni che è RCS, che è anche l'editore della Gazzetta dello Sport per chi ama lo sport. E quindi è molto molto importante, ci fa piacere che un operatore di questa importanza è entrato nel nostro mondo. Poi ci siamo noi e c'è Sport e Salute, che è il braccio operativo del Dipartimento dello Sport, e l'idea sarebbe di fare questo europeo e poi di ripetere negli anni un evento di 5 stelle, quindi come Piazza di Siena a Milano, sempre sull'erba dentro l'ippodromo, che è un altro bene monumentale bellissimo, non dico a livello di Piazza Siena, perché Piazza Siena soprattutto per noi che siamo romani è unico, però è altrettanto bello a Milano, che è un po' la capitale finanziaria dell'Italia, e avere questi 2 appuntamenti di riferimento nell'anno, soprattutto per la disciplina del salto ostacoli, che è quella un po' più diciamo più la regina delle nostre discipline, è una bellissima occasione di sport e di promozione dello sport. Ecco, lei ci tiene a sottolineare giustamente che l'obiettivo della Federazione Italiana Sport Equestri è vincere medaglie, no? Quindi favorire l'agonismo, però è evidente anche che per avere dei campioni bisogna il più possibile allargare la base di uno sport, quindi di praticanti, perché questo in qualche modo facilita l'emersione di talenti, che siano essi cavalieri, amazzoni o cavalli. Allora le voglio chiedere, come la federazione sta cercando in questi anni di contagiare il maggior numero di italiani possibili con questa passione per il cavallo? Ho sentito parlare di semplificazione anche per accedere allo sport equestre. Di che si tratta? Beh, lo sport equestre, come ho detto prima, è sicuramente primato olimpico, ma è anche a momento formativo, quindi le famiglie e soprattutto pure i ragazzi cercano lo sport sia come attività fisica, ma anche come momento di crescita personale. Lo sport equestre c'ha questo incredibile compagno che è il cavallo, per i ragazzi il pony, il mini cavallo, che consente la condivisione delle spese, perché un pony lo possono montare più bambini anche nell'arco della stessa giornata, quindi con prezzi estremamente competitivi rispetto agli altri sport, con 30-40 euro a lezione si può fare sport equestre. Ovviamente parliamo della parte ludica amatoriale, poi quando si sale nell'agonismo sicuramente costa di più.
e quindi riusciamo ad avere un numero di accesso incredibile. Noi abbiamo questi pony club che sono i nostri pony club sul territorio, noi abbiamo 2000 centri sul territorio che sono la porta d'ingresso agli sport equestri, e quello che ovviamente poi si fatica è portarli nel livello agonistico, ma la fatica è dovuta pure a un aspetto economico, perché inizia a diventare impegnativo lo sport equestre a livello agonistico. Però devo dire che con il Pony Club, con la condivisione del pony tra più bambini, è possibile veramente toccare qualsiasi classe sociale. Quindi oggi noi abbiamo 110.000 bambini tesserati dalla Federazione Italiana Sport Equestri che vengono a conoscere i valori dello sport, ma soprattutto i valori dello sport equestre che questo nostro incredibile compagno Cavallo riesce a profondere a questi ragazzi. Vorrei concludere, Presidente, con una domanda politica, diciamo così. Ieri c'è stata l'inaugurazione della fiera alla presenza del neoministro Lollobrigida. So che avete anche viaggiato insieme per arrivare a Verona. Cosa vi siete detti, se me lo può dire? E comunque cos'è che il mondo equestre, in senso lato, quindi tutti i protagonisti, dagli appassionati agli allevatori, alla federazione, chiedono al Ministero dell'Agricoltura? Cosa la politica può fare per aiutare questo mondo che è così rappresentato ampiamente a Fiera Cavalli? Devo dire, il ministro Lollobrigida è un grande appassionato, ha una tradizione personale, perché il padre credo che fosse nel mondo dell'ippica come ufficiale gara, commissario di corse. Lui si divertiva ad andare all'ippodromo a scommettere, credo che monti pure a cavallo a livello di passeggiate, quindi è molto, molto appassionato. E abbiamo parlato soprattutto di ippica, perché poi lo sport equestre, grazie a Dio, sta andando molto bene, sta in ottima salute, mentre l'ippica sappiamo che è uno sport che è in seria difficoltà, quando prima era un fiore all'occhiello. Ricordiamo che parliamo di ippica, quindi trotto e galoppo. Ricordiamo che parliamo di ippica parlando di, lo diciamo per gli spettatori meno abituati alla distinzione, parliamo di trotto, di corse di trotto e corse di galoppo negli ippodromi. È che la distinzione. Certamente, infatti l'argomento su cui parlavamo col Ministro è la differenza tra sport e ippica, perché l'ippica non è uno sport e non è riconosciuto uno sport, nonostante siano molto simili gli atteggiamenti nelle due attività. Però per essere sport bisogna essere riconosciuti all'interno di un contesto internazionale, ci vuole una federazione sportiva internazionale. E il problema dell'ippica, quello che diceva il ministro, è che non essendo sport non condivide i valori e la disciplina dello sport, perché poi uno identifica lo sport come uno sforzo fisico, lo sport agonistico perché uno fatica, suda, no, quello è un aspetto, lo sport è una filiera di valori che si deve conoscere e soprattutto si deve rispettare, in questi valori ci sta la disciplina, ci sta la lealtà, che sono una forma di vita. Quindi probabilmente l'ippica è un po' troppo commerciale rispetto a quello che è il mondo dello sport, e noi possiamo vedere pure sport professionistici più maturi dove però i valori di base sono gli stessi, un giocatore di calcio, ma un giocatore di basket, un giocatore di volley che sono oramai dei professionisti, delle star, un giocatore di tennis, hanno una filiera valoriale importante, presente, e questa qui va avanti a qualsiasi aspetto economico. L'ippica purtroppo è rimasta un po' troppo contaminata dalle dinamiche economiche, quindi gli attori di questo mondo sono poco consapevoli di questa situazione. E poi probabilmente quelli che sono i veri attori del palcoscenico, cioè gli allevatori, forse non hanno una voce adeguata in capitolo, perché poi quello sport come il nostro si fa con il cavallo, quindi gli allevatori vanno molto valorizzati. Ecco, questo volevo chiedere, è naturalmente un problema dell'ippica che sappiamo che purtroppo soffre di una grave crisi, ma per quanto riguarda l'equitazione, quindi parliamo di saltostacoli, di attacchi, si può fare qualcosa per gli allevatori? Uno dei temi che spesso ricorre è che i bravi cavalieri italiani, come lei ci ha detto, le brave amazzoni, spesso vanno all'estero a montare cavalli allevati, cresciuti altrove.
cosa si può fare, cosa può fare il Ministero dell'Agricoltura per aiutare anche gli allevatori di cavalli destinati poi agli sport che lei rappresenta? Non è facile trovare una soluzione, perché ci sono alcuni limiti. Innanzitutto ci troviamo in un libero mercato, quindi l'allevatore è un imprenditore che sceglie autonomamente quello come vuole organizzare la propria attività, ed è difficile entrare nella dinamica. Il cavallo nasce come un prodotto agricolo e si può trasformare in un prodotto sportivo, in un atleta. In quel momento probabilmente la federazione e il MIPAF possono incidere. Il primo aspetto su cui sarebbe importante poter incidere è che il cavallo trovi il suo cavaliere giusto, perché molto spesso si dice che un cavaliere senza cavallo non è un cavaliere, però un buon cavallo senza un buon cavaliere non è un buon cavallo, perché non riesce a fare l'evoluzione. Noi, devo dire, e bisogna fare complimenti, abbiamo degli allevatori bravissimi, dotati di una passione incredibile. Se non ci fosse quella, penso che chiuderebbero. Purtroppo ci sono costi importanti dovuti pure alla conformazione del territorio. In Germania, in Francia, in Olanda, in Belgio è molto più semplice allevare, perché ci sono territori più adatti, culture più adatte. E forse una maggiore attenzione potrebbe essere sotto i profili fiscali, sotto i profili agevolativi, più che sui contributi. Io sinceramente non sono una persona che crede ai contributi. Dove ci stanno i contributi c'è sempre un appiattimento dello spirito e della fantasia imprenditoriale. Probabilmente bisognerebbe incentivare più attraverso agevolazioni che stimolano, piuttosto che dare dei fondi perduti, che poi diventa una rincorsa a ottenere questi fondi perduti e non uno stimolo a migliorarsi. Quindi forse bisognerebbe cambiare un po' il metodo di incentivazione della crescita. Poi per il resto, agli allevatori veramente non si può dire nulla, anzi si possono solo ringraziare. Se guardiamo il salto ostacoli, cioè la disciplina della sella, come lo chiamano loro, quindi il cavallo da sport equestri, fanno pochissima quantità ma altissima qualità. Il trotto è un'eccellenza all'estero, quindi l'allevamento italiano vince all'estero tantissimo. Il galoppo forse fatica ancora un po'. Allora, grazie Presidente per questo, come dire, riassunto dello stato di salute dell'equitazione italiana, di questo mondo. Incrociamo le dita allora per domenica, quando i cavalieri e le amazzoni azzurre scenderanno in campo per la Coppa del Mondo. Grazie a voi. Grazie.